Ben ritrovati in una nuova puntata di Top Smartphone, la nostra rubrica che ogni mese si occupa di stilare la classifica dei migliori smartphone Android. In questo mese ci sono stati alcuni cambiamenti, primo fra tutti la data di pubblicazione di questo video. Abbiamo rimandato di una settimana rispetto al consueto, ovvero la prima domenica del mese, per dare spazio all'IFA 2017 di Berlino. Vi dirò una cosa che vi metterà un pochino d'ansia. I prezzi stanno risalendo. E perché? Perché ormai ci stiamo avvicinando al Natale. Sì, sembra un po' assurdo dirlo in maglietta a maniche corte, però tant'è. Adesso i produttori si stanno concentrando per il periodo più caldo dell'anno per quanto riguarda le vendite e, guarda caso, i prezzi ho notato che stanno un filino risalendo. Quindi vediamo quali sono gli smartphone più consigliabili al momento. Cominciamo dalla fascia sotto i 200 euro e qui troviamo il buon Moto G5, molto semplice e affiancato dal suo fratello maggiore Moto G5S, che non abbiamo ancora recensito ma sto provando in questi giorni e mi sta dando delle buone sensazioni. Altro smartphone a comparire è il General Mobile 6, anche lui sullo stile di Android stock, anche lui con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Poi ritroviamo anche il sempreverde Asus Zenfone 3 Laser, che ormai è nella nostra classifica praticamente dall'uscita, un buon smartphone, un buon compromesso tra tante specifiche e ovviamente caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Mi permetto di darvi ancora due consigli su questa fascia di prezzo, ovvero Moto E4 Plus, che ho in prova, ho già testato per alcuni aspetti e anche lui mi ha dato delle buone sensazioni. E poi mi raccomando, fate attenzione a Wiko, perché tra non molto arriveranno i Wiko View e proprio la versione base è proposta a un listino di 199 euro e potrebbe piombare direttamente all'interno della nostra classifica a partire dalle prossime settimane. Saliamo un pochino di budget, tra i 200 e i 300 euro qui troviamo davvero tanta scelta. I produttori per quest'anno si sono concentrati nell'andare ad occupare delle posizioni importanti in quella che è in questo momento la fascia prediletta dai consumatori. Per cui troviamo la vecchia conoscenza Asus Zenfone 3, che offre una buona completezza su tutti i comparti. Non dimentichiamoci che è uscito ad un prezzo molto più alto. Ormai si sta cominciando a parlare di Zenfone 4, che arriverà veramente tra pochissimo anche in Italia, però Zenfone 3 rimane sicuramente una valida alternativa. Qui inserisco anche il Galaxy J5 2017, che in questo mese va a scalzare il J7, non tanto perché sia migliore in qualche modo per il rapporto qualità-prezzo, ma perché il J7 è veramente risalito tanto dopo un andamento del prezzo che era in discesa negli scorsi mesi. Peccato, comunque anche il J5 2017 offre delle ottime prestazioni, è un pochino più piccolo e questo potrebbe piacere a molti. Non sempre le nuove versioni degli smartphone riescono ad essere migliori di quelle precedenti. È il caso di Moto G5 Plus e Moto G5S Plus. In questo caso vado a consigliarvi ancora una volta Moto G5 Plus perché nel complesso mi è piaciuto un po' di più del Moto G5S Plus. Di Moto G5 abbiamo già parlato in tantissime occasioni, un prodotto soddisfacente sotto ogni punto di vista. L'unica pecca è un design che obiettivamente è un po' retro, però veramente uno smartphone che va molto bene. Huawei ha occupato veramente molte posizioni all'interno di questa fascia di prezzo, P8 Lite 2017, il vecchio P9 Lite, P10 Lite, ed è proprio lui che vado a consigliarvi perché è un po' la summa di tutti questi smartphone. Per il prezzo che costa in più rispetto agli altri vale secondo me la pena. P10 Lite, un buon prodotto su una fascia di prezzo intermedia per chi cerca già qualcosa in più senza però andare a spendere troppo. E la new entry di questo mese è LG Q6, uno smartphone che esteticamente secondo me è molto bello, non è perfetto, ha delle piccole mancanze come sensore di impronte digitali che forse è il suo difetto più grande, però ha i 18 noni e il full vision display, che è una caratteristica che semplicemente non trovate sugli altri smartphone di pari valore, almeno per il momento. Chiudo qui la fascia di prezzo e avrete notato che c'è un assente importante, ovvero Honor 8. Praticamente dopo un anno di presenza fissa all'interno della nostra classifica è giunto il momento di salutarsi, perché il suo fratello maggiore, la nuova versione Honor 9, è ormai sceso di prezzo parecchio, risulta ora decisamente interessante, mentre Honor 8 si è bloccato un po' nella sua discesa, appena sotto ai 300 euro, per cui a mio parere non ha più tanto senso di essere comprato in questo momento. E salendo di prezzo, nella fascia tra i 300 e i 400 euro, troviamo proprio il fratello maggiore di Honor 8, ovvero Honor 9.
un prodotto a tutti gli effetti top di gamma, non dovrete rinunciare a nulla, a parte sul comparto fotografico dove non riuscirete ad ottenere le prestazioni dei migliori smartphone di cui vi parlerò tra poco. È vero che il budget è un pochino più alto, però con questo device vi toglierete delle belle soddisfazioni. Mentre Honor 9 si colloca sull'estremo alto di questa fascia di prezzo, A5 2017 sta scendendo sempre di più ad adagiarsi attorno ai 300€. Uno smartphone estremamente interessante, molto completo, che diventa di mese in mese più consigliabile proprio per il suo prezzo che è in rapida discesa. Con A5 2017 praticamente non dovrete fare rinunce rispetto ad un top di gamma Samsung, a patto che non vogliate delle prestazioni da urlo e purtroppo la stabilizzazione ottica, che è forse il suo difetto più grande. Tra i 300 e i 400€ in realtà in questo momento non c'è nulla secondo me di particolarmente interessante. Dovete però tenere d'occhio due smartphone. Uno è già uscito qualche mese fa, sto parlando di Moto Z2 Play, che però per il momento costa ancora tanto, ma in rapida discesa potrebbe entrare in questa fascia di prezzo tra poco, e l'altro, sempre di Lenovo Motorola, è il Moto X4, che è un prodotto veramente interessante, proposto a 399€ di listino, quindi già all'interno di questa fascia di prezzo, non è ancora uscito, arriverà tra poco e tra l'altro arriverà anche in versione Android One. Sopra i 400€ troviamo praticamente sempre gli stessi nomi, tutti eccellenti, e tenete presente che da questo momento in poi dovete scegliere il vostro smartphone non solo in base al prezzo, ma anche in base a quelle che sono le vostre esigenze, le vostre preferenze in fatto di design, perché tutti, davvero tutti, sono device al top. Il primo che vado a menzionare è OnePlus 5, per chi cerca completezza, ma soprattutto prestazioni. Poi vado a menzionare il sempreverde Galaxy S7 Edge, che è l'alternativa in realtà al Galaxy S8, con una batteria migliore e soprattutto con il lettore di impronte digitali posizionato frontalmente nel tasto home. Poi parliamo di una coppia di top di gamma 2017 che sono scesi tantissimo di prezzo, ma sono comunque degli ottimi prodotti e fanno del rapporto qualità prezzo la loro arma vincente. Sto parlando di LG G6 con la sua doppia cam posteriore, e sto parlando anche di Huawei P10, che è uno smartphone senza particolari assi nella manica, ma veramente completo e ben funzionante sotto ogni punto di vista. E aggiungo ancora una new entry per questa fascia di prezzo e anche per la classifica, Honor 8 Pro, che è sempre prodotto da Huawei, uno smartphone che ha praticamente le stesse caratteristiche di Honor 9, ma con uno schermo un pochino più grande, quindi che si avvicina di più al mondo dei phablet. Un prodotto veramente molto valido che trova spazio finalmente nella nostra classifica, andando a sostituire magari il Mate 9, che ormai sta diventando un pochino vecchiotto. Non ho ancora parlato di due brand molto importanti perché gli ho riservato un posto di rilievo nell'ultima fascia di prezzo, quella premium. Sto parlando di HTC e Sony. HTC, di cui vi consiglio U11, uno dei migliori top di gamma del 2017 in assoluto e sicuramente il migliore per quanto riguarda tutto il comparto telefonico. E Sony, in cui inserisco Xperia XZ Premium. C'è anche la versione più piccola, ovvero XZ1, che è appena uscito, abbiamo fatto da pochi giorni la recensione, ma al momento costa davvero tanto, per cui piuttosto vi consiglio al momento l'XZ Premium. Poi ci sarà magari tempo per inserire anche l'XZ1. Non posso non inserire ovviamente la coppia Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, che hanno dei prezzi ancora elevati ma comunque in discesa, soprattutto quello dell'S8 Plus. Due smartphone che per molti sono i migliori del 2017, non fanno della praticità il loro cavallo di battaglia, ma hanno una completezza e una qualità in ogni comparto che sugli altri smartphone semplicemente si fa fatica a ritrovare. Ci sarà forse spazio anche per il Note 8? Forse sì, ma in futuro, in questo momento ha un prezzo elevatissimo, potete preordinarlo, però avremo modo e tempo di parlarne in un secondo momento, come tra l'altro di LG V30, quando arriverà anche nel nostro paese, valuteremo. E l'ultimo device di cui vi parlo è Huawei P10 Plus, Honor 8 Pro è sceso di prezzo, anche il P10 Plus è sceso di prezzo, in fin dei conti, lo smartphone top di gamma, completo sotto tutti i punti di vista, che ha l'autonomia migliore. E anche per questo mese abbiamo finito. In questa classifica non abbiamo inserito gli smartphone che non hanno
un'assistenza dedicata e sono venduti ufficialmente in Italia, come per esempio gli Xiaomi, tutta questa serie di smartphone sono racchiusi in un'altra classifica che esce con una cadenza meno regolare, ma che comunque tiene aggiornata il nostro Alberto, che è un po' l'esperto di questo settore. Ok, non mi resta che salutarvi, vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto questo video e di iscrivervi al nostro canale per non perdervi tutti i nostri contenuti e non perdervi anche le classifiche di top smartphone che verranno nei prossimi mesi. È davvero tutto, un saluto da Matteo per tuttoandroid.net.